Ciao a tutti e bentornati a Pirotecnica La Torretta. Io sono Luca e qui con me c'è Samu. Bella ragazzi, in questo video faremo qualcosa di molto molto semplice. Vogliamo vedere se sono migliori le aperture di una candela romana da 30 mm come queste mega bombard che ci ha mandato Pyrolux Nettuno, che abbiamo assicurato nel nostro sicurissimo launcher per candele romane, una bella cassetta di arance dalla Sicilia, da Ribera, che ovviamente ci siamo mangiati, o se sono migliori le aperture di una batteria 30 mm. In questo confronto metteremo quindi a paragone questa mega bombard 30 mm con una batteria che abbiamo sparato un po' di tempo fa, si chiama Night Queen della Classic, 16 colpi da 30 mm. È un video inedito che non abbiamo mai pubblicato perché ci siamo dimenticati. E quindi in questo video vedremo quelle riprese paragonate a questa candela romana. Così dovrebbe essere sicuro. Abbiamo qua anche le AF62 della Levi, che lo vedete qua, AF62B. Questa qua è la versione da 25 mm, che non so se la spareremo perché non c'entra assolutamente niente col video, ma magari sì, come gran finale. Bene ragazzi, il fuochino è già in azione, sta carbonizzando il nostro launcher. Oh, mamma mia, stavo per morire. Vai, fuochino disperato. Occhio a inciampare che. Vacca. Che belle, ragazzi. No, vabbè. Che esagerazione! Bene ragazzi, adesso vediamo le immagini da repertorio della Night Queen Classic che abbiamo sparato qualche tempo fa. Night Queen Classic Fireworks, 300 grammi, 16 colpi, 30 mm. Sì! Minchia, esagerata, porca boia. Questa Mega Bombard ci è piaciuta di più, anche perché più forti, i colori sono belli, il botto si sente, la differenza che è più forte. Ci è piaciuta. Sì, davvero ragazzi, molto molto più figa questa Mega Bombard. Ha delle aperture veramente simmetriche, belle tonde, belle complete, degli effetti spettacolari. È decisamente superiore alla Night Queen, decisamente superiore a una 30 mm media. Tenete conto che la Classic fa ottime batterie, davvero belle batterie, ma questa Mega Bombard da Levi è sicuramente superiore. Una bellissima, bellissima candela romana. Se non l'avete mai provata, vale assolutamente la pena provarla. Noi ci siamo divertiti un botto a spararla. E ragazzi, insieme alle Mega Bombard da Levi ci sono le AF62, che sono la versione un po' più piccola, sempre 5 colpi, ma con una grammatura più piccola, un calibro più piccolo. Le Mega Bombard sono 49 grammi, 30 mm di calibro. Le AF62 sono 26 grammi. Ve lo faccio vedere qua, lo vedete, è scritto 26 grammi, sempre 5 colpi, ma 25 mm. Anche le AF62 sono davvero molto molto belle, infatti la spareremo come gran finale tra pochissimo. Pochissimo ragazzi, perché se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Ogni iscrizione, ogni like ci aiuta a crescere, a continuare a produrre contenuti come questo. E se volete aiutarci ancora di più, condividete i nostri video. Condividete il nostro canale con persone che sapete che amano i petardi e i fuochi d'artificio quanto noi, ma anche con chiunque, col prete, con la nonna, con il vostro gatto. Yes, sir. Grazie a tutti, adesso andiamo col gran finale, dai. Basta con le chiacchiere. Ok.
sono dei suoni inquietanti a livelli qua attorno, ragazzi, che non potete capire. Sì, appena smettiamo di parlare, dei suoni inquietantissimi. Lo faccio vedere giusto così per completezza. Lo vedete qua, il NEC, 49,5 grammi al pezzo, queste Mega Bombard. Davvero un bellissimo prodotto. La spada nella roccia. La candela romana nella cassetta di arance. Che roba. Adesso okay. Parte perché è sotto incendiato. Sì, esatto, e ci esplode in faccia. Ah! Bene, ragazzi, mi allontano un pochettino e poi fuoco alle polveri. Vai, facci sognare. Bella. Belle, ragazzi, che bella roba. Sì, molto bella. Devo dire che l'altra non c'è storia, ragazzi. Però è anche un calibro superiore, una grammatura superiore, tutto superiore. Bella, ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Bentornati a... No, non ho registrato. Con me c'è Samu. Yeah.